messaggio. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Rossi, buongiorno, buon appetito a tutti. Ah, Ferretti, tutto bene? Beh, certo, con sto sole si campa meglio, no? Come sole, Ferretti, ma lei dov'è, scusi? Non è, no... quando le belle giornate sono così proprio lunghe. Non è a Roma, Ferretti. Ma lei non è a Roma, Ferretti, quindi abbiamo scoperto. Assolutamente. Lei è a Roma. Perché tu non hai questo sole meraviglioso oggi? No, adesso c'è una cupezza degna di pizzighettone, Ferretti. Ah, anzi. La fine che piove, pensai a dire. Non lo so. Ferretti, dica la verità. Io, salutiamo tutti coloro che stanno al sole, allora. Ferretti, io la conosco come le mie tasche, dico. Sì? Dica la verità. Lei ieri, ieri sera, a un certo punto ha sperato nel gol, nella doppietta di Patatino Paloschi per Patatino vedere per regalarsi questo sogno, doppio esonero Allegri Mazzarri nel giro. Ma guarda che brutta sta cosa, allora tu facciamo un attimo mente locale, no? Tanto ce l'hai una trentina di minuti, no? Come è, certo. Allegri, Villas Boas, Pioli, Mazzarri. Chi tocca non si ingrugna, ma lì. Tutti coloro che si sono avvicinati o non si sono avvicinati o sono stati avvicinati alla Roma, hai capito che scossa che hanno preso? È andata la scossa, ecco. Hai visto mai la sera quel programma lì? Sì, eredità. Non so come si chiama, che cosa portano, Ferretti, comunque, un giorno dovremmo fare una trasmissione sui suoi gusti televisivi, Ferretti, uscirebbero delle belle. Ma mica, è che secondo te io ho tempo di vedermi la cosa, però sei in una redazione. Sì, è tutto acceso, lo so. Le televisioni accese, no, le televisore accese. E ti capita di vedere ogni tanto, no? Tra uno Sky GG24 e un Roma Channel, là ogni tanto pic pic. E senti il professor Conte, capito? Tu sai perfettamente quali sono i miei. Tu lo sai qual è la mia trasmissione preferita? La mia è di Paolo Assogna, sì, lo sai, lo no? Lo so. Preferirei non dirlo. Perché io non mi vergogno, uomini e donne. Preferirei non dirlo. No, perché lì ci sarebbe tutta da fare. Una volta volevo fare una tavola rotonda con Assogna su questa uomini cosa. E donne, sì. E anche sulla grandezza di Maria De Filippi, però. Sì, poi cioè, lì c'è tutto. Che è una fuoriclasse a livello interplanetario. Sì. C'è chi la chiama Mario De Filippi. Vabbè, però... problema tuo, però. Vabbè, comunque, senta Ferretti, allora ieri gli ho fatto dare i voti. Hai visto che poi Cristiano Ronaldo ha vinto il pallone d'oro, Sì, sì. Ieri gli ho fatto dare il voto. Ah, i voti, sì. E giusto. Oggi le chiedo il podio. Il podio? È il podio. I tre protagonisti. Ah, no, no, giocatori. Diciamo i tre personaggi protagonisti. Ahia. Mi potevi mandare un messaggio prima che così mi preparo. Vabbè, ci facciamo una. Vabbè, allora, uno sicuro. Rudy Garcia, primo. Ok. Poi intanto ti do i miei primi tre, ne vuoi? Tre. Poi dopo vediamo come si chiama lì sul podio. Allora ti do Garcia, Benassia. Voglio scegliere un altro nuovo. Sono indeciso tra Maicon e De Santis, lo sai? Come rappresentatività, tu dici? Sì, Strootman, sì, no? Sì. Allora facciamo De Santis, dai. De Santis. Beh. De Santis, Benassia e Garcia. E li metto Garcia sul podio e Benassia secondo e terzo De Santis. Ho scelto tre nuovi, Sì. Lo dico, non ho preso in considerazione tutti coloro che c'erano. Tre nuovi e secondo me la nuova Roma deve essere riconosciuta in questi tre nuovi. E Garcia manco te lo spiego perché. Perché è lui la nuova Roma, è quello che ha portato una grande ventata di normalità, ha ricominciato a mettere le cosettine al punto giusto. Francesco Totti nell'intervista al Messaggero di qualche settimana fa ha detto: ha preso un gruppo che era sfaldato, all'interno del quale ognuno andava per conto proprio, e ci ha messo tutti di nuovo insieme e proiettati verso un unico obiettivo, tutti insieme verso lo stesso obiettivo. E questo mi sembra che già di per sé sia un grande risultato. Poi ci aggiungiamo il record delle 10 vittorie iniziali consecutive, ci aggiungiamo i 44 punti nel giro d'andata, ci aggiungiamo una difesa che continua a essere la miglior difesa d'Italia. Insomma, mi sembra che sto ragazzetto che ieri stava lì a Zurigo alla cerimonia del pallone d'oro, e devo dire che io un po' pitonescamente mi sono sentito anche abbastanza fiero che lì ci stava l'allenatore della Roma. Non so se a te è capitata questa botta di pitoneria. Sì, beh, ci è piaciuto vederlo lì, dai. Molto, a me molto.
è piaciuto molto perché stavano sfilando tutti i più grandi, insomma, interpreti di questo sport, e c'era anche l'allenatore della Roma che non stava lì da imbucato, ma insomma stava lì in quanto parte in causa. Ah, non c'era Allegri, dici? Allegri stava a pescare, a mangiare il pesce da Riberto. Ah, ecco, scusa. È arrivato ieri sera ai 7 direttamente da Milano e se ne andava a fare una spigoletta. Ecco fatto. La classica spigoletta della cacciata, si chiama così. Ah, famosissima, proprio. Infatti, dice, Mazzarri... spigola la cacciatora, mi verrebbe da dire. Esattamente. Mentre Mazzarri stava prendendo delle ripetizioni, perché lui, tu lo sai che lui praticamente in panchina va come se stesse su un palcoscenico, no? Sì. Lui sa perfettamente di essere inquadrato da tutte le telecamere, almeno una che lo inquadra se sta sempre. Quindi lui praticamente gioca una sua partita a beneficio delle telecamere, di quello che succede in campo si disinteressa. Guarda, fateci caso, veramente, non vi sto dicendo una bugia. Lui si disinteressa, lui fa, gioca la sua partita con la telecamera, se deve far vedere pensieroso, corrucciato quando è, e poi alla fine ovviamente tira fuori la storia che gli hanno levato il rigore, ieri sera c'era ragione perché il 2 era buono, e vabbè, poi alla fine però... ti vuoi anche bella a me, di verità, quanto sei, da 1 a 10 quanto sei contento che Mazzarri non è allenatore d'Arma, di verità? Beh, abbastanza, però diciamo che quando si parlava di lui io dicevo che sarebbe stata comunque una scelta ottimale, perché io chiedevo un allenatore italiano finalmente dopo 2 anni di fascini esotici, e un allenatore che conosceva già bene il nostro campionato. Ci hanno portato Rudy Garcia, e se qualcuno ricorda quello che abbiamo detto immediatamente, io, te, un po' tutti, credo, la gente di un minimo di onestà intellettuale, abbiamo detto lasciamolo lavorare perché comunque andranno le cose, lui non sarà, nel caso in cui le cose dovessero andare male, responsabile, e vediamo che cosa succede. Poi abbiamo scoperto un personaggio strepitoso, Rudy Garcia, e siamo tutti ben felici che lui sia qua. Siamo venuti fino qua per vedere allenare Rudy Garcia. Rudy Garcia, e ci fa bene. Poi, che va pure, posso dire una cosa? Siamo venuti fino qua per vedere giocare Mehdi Benatia. Mehdi Benatia, che rappresenta veramente qualcosa di... Aspetta, Mimmo, possiamo dire una cosa? Ma quanto è pidone Benatia? Guarda che Benatia è un gran pidone, Mimmo. Ma tu renditi conto? No, che pitonismo. Questo proprio ragazzo già fatto 3 volte, se non mi ricordo male, il capitano della Roma. Sì, è vero. Cioè, è arrivato adesso, allora. E nessuno ci ha avuto niente da ridire. Tonto, no? Ecco. Se dice il capitano, se non ci stanno Totti e De Rossi, o comunque a gara in corso, quando lo fa Benassia, è perché probabilmente qualche cosa gli riconosce a sto ragazzo, no? Mi è piaciuta moltissimo la scena oggi, se avete avuto modo di apprezzare sul prestigioso una foto in cui dopo il gol si vede Burdizzo che va lì col pallone e glielo sistema sulla testa. Non so se avete presente la scena. Non ci ho fatto caso, no, non ci ho fatto caso. Non ci hai fatto caso per niente? No, zero. Bugiardo. No, giuro, non ci ho fatto caso. Va bene. Giuro, è come se, perché dopo il gol, che praticamente Totti gli ha messo la palla proprio sulla testa, lì non è stato gol del Benassia, lo possiamo dire. Lì è stato Totti che ha tirato in porta e ha trovato la sponda che voleva trovare con Benassia, quindi per me è gol di Totti pure quello. Ma sei veramente l'ultimo della terra. Prego? No, niente, per carità. No, dicevo, sì. È molto carino questo fatto che Burdizzo viene ad posizionare il pallone, diciamo, all'altezza della cavezza. E poi lui ha colpito Mimmo, poi lui l'ha colpito facendo tipo una piruetta, cioè una cosa strana, ha fatto un gol. Ha fatto un gol tipo Totti Roma Bologna 2-0 la prima giornata del campionato 2000-2001, te la ricordi? Sì, come no? Sì, sì. Mi pare, Ma prima... sbagliamo, io col De Totti non è che mi ricordo tutto. Prima giornata, sì, però. Sì. La fascetta, sì. Bugiardo. Non ti ricordi niente? Assolutamente no. Vabbè, lasciamo per... poi dovremmo aprire un capitolo pure lì, Mimmo, che... sui gol di Totti? No, su Totti proprio in generale. Perché domenica era incazzato come una biscia quando stavano giocando. No, no, quando è uscito, perché doveva portare Chanel da Violetta. Un'altra volta, no, già stato. Perché no, c'era stato il sabato, dice no, sta buono, ieri sono riuscito a fare foto, oggi ma tocca riportarci. Esatto. Era avvelenato. Era avvelenato. Stavo aspettando il barco. Sì. Allora gli ho detto: ma mica devi avere pure il suo go. Mica me vorrei dire che tu, e lui mi fa, me pio tutto. L'altro si è pieno tutto, me pio tutto pure io. Benissimo, arrivederci. E è andato via con Riccardino Cristian. E vabbè, allora, alla fine andiamo sempre a parlare di lui. Benatia, dicevamo. Benatia. Numero uno Garcia, numero due Benatia. È mostruoso. Mostruoso. Cioè, la sorpresa che mai ti saresti aspettato. Un difensore che ha sbagliato forse fino a questo momento
una partita, quella di Torino, forse anche Torino, si vede che lui non gliela, cioè pure col Torino non era andato benissimo, si vede che non è una città solare per lui. Aspetta, abbiamo un goccettino d'acqua, se no mi va via luce. C'è il tintigrello pure oggi, Ferretti, e sta cosa questo me lo tengo almeno fino 22-23 aprile, penso. Bene, fa piacere, allora, con grande gioia, immagino. Esattamente, difensore straordinario, 5 gol, miglior cannoniere della squadra. Insomma, mi sembra che non si debba aggiungere altro, no David? No, in Europa nessun difensore centrale ha segnato come lui, quindi mi sembra che... Tra l'altro, Mimmo, ti dico così integro. Sei un integratore? No, si parla a gennaio di una idea, idea Roma. Vidic, sì, idea Vidic per giugno, perché ricordiamo che a scadenza non, insomma, lo cercherebbe pure la Juventus, eccetera. Tu come la prenderesti eventualmente un'operazione del genere? 32 anni? Se sta bene, lo prendo tutta la vita. Non so se sta benissimo, non è più giovane, è tutto quello che ti pare a te, però insomma, no? È sempre un giocatore di grandissima esperienza. Se il terzo è Vidic e non Burdisso, con tutto il rispetto del Burdisso, va meglio. Sì, possiamo metterla così, dai. Ok, va bene. Terzo uomo, De Giantis, accolto con grande scetticismo da parte di tutti, anche in questo caso, perché era stato messo alla porta dal Napoli e tutte queste cosettine qui, poi in realtà invece aiutato anche da tutto il resto della difesa e vorrei dire anche da tutto il resto della squadra, ha messo in fila una serie di prestazioni molto molto importanti. La Roma giocò 19 partite, per 12 volte De Giantis non ha preso gol. Ti pare poco? No. E allora? Non può essere non degno di una menzione. E quindi ci metto lui anche perché di De Santis non dimentico una cosa. Il discorso che lui fece alla gente allo stadio il giorno di quella presentazione, ti ricordi? Sì. Pomeridiana. Sì. Non c'era un clima molto sereno all'interno dello stadio, perché la gente era, giustamente, avvelenata ancora per la squadra, per quello che era successo il 26 maggio. Lui in quell'occasione ci mise la faccia, prese il microfono in mano, disse alcune parole poche ma chiarissime, e da quel momento la gente ha cominciato a capire che aveva di fronte a sé un uomo prima che un portiere. Quell'uomo poi ha dimostrato di essere anche portiere, ha commesso anche lui i suoi errori, non è stato sempre impeccabile, ma sono assolutamente molte di più le cose belle rispetto a quelle che non sono state belle. Ci sono i numeri che confortano il suo rendimento, quindi lo metto sul podio anche a lui. Mimmo, è una situazione. Vabbè, facciamo così: c'è il break. Continuiamo questo discorso dopo il break. Una cosa voglio dire: la Roma è stata multata di 20.000 euro per il lancio di petardi. Sì. Vorrei dire una cosa, perché poi è in Coppa Italia o campionato? No, credo in campionato. Campionato, ok. Campionato. Allora, in Coppa Italia è stato colpito un fotografo che si è fatto abbastanza male alla gamba, credo, cioè un ematoma molto. Poi però si è rivelato meno di grave quello che poteva essere. Sì, fortunatamente devo dire, non vedo perché. Ma anche pure se è solo un graffio, non capisco perché uno sta a lavorare se deve beccare un bombone addosso, cioè mi sembra una cosa proprio, non lo so. Boh. E l'altro giorno l'hanno tirati tantissimi, tra l'altro uno l'hanno tirato verso i tifosi del Genoa e è scoppiato in mezzo agli steward che stavano circondando le cose, rischiando di far male a qualcuno. Io dico una cosa, no? Una volta De Laurenti, io poi queste cose, io questi controsensi non li capisco, perché bisognerebbe entrare dentro un linguaggio, dei meccanismi, sono anche le materie scivolose, però da che mondo è mondo, il bombone appartiene a delle tradizioni, a delle, diciamo così, degli ambiti che notoriamente sono nostri rivali. Mi ricordo per esempio un De Laurentiis che dopo un lancio a Napoli di non so 200 bomboni uno di seguito l'altro disse ma no, ma è folklore, e invece in realtà era stata anche una cosa abbastanza pericolosa perché venivano tirati in mezzo alla gente. Io credo che tirare dei bomboni, già i tiri sono lì sotto al parterre della curva là davanti e sta là una cosa, sì, fa folklore, fa botto, chi se ne frega. Ma tirarla addosso alla gente, ragazzi, ma fate male le persone, cioè, ma lì veramente fate saltare una mano, un occhio a qualcuno, a che serve? Io veramente non lo capisco. C'era in mezzo un fotografo, poteva andarci in mezzo uno steward che sta là e prende, mi pare, 20 euro, 30 euro per fare qua la giornata lì allo stadio.
mi sembra una cosa proprio che è evitabile. Tirateli in zone dove non c'è sta nessuno, davanti alla curva c'è sta il botto, una cosa che vi diverte, per carità, ognuno fa quello che crede, anche se in teoria sarebbe una cosa vietata. A Roma comunque becca delle multe, perché poi a fine dell'anno mi pare che sono 300-400 mila euro di multa a Roma alla fine della collezione, ma non è quello che gli fa la differenza. Però tirarla addosso ai cristiani, no, mi sembra una cosa proprio. Poi quando succede a noi in trasferta ci teni i bomboni, se incazziamo, però se lo famo pure noi addosso a un fotografo, addosso a una steward, addosso ai tifosi avversari, e poi dopo siamo come loro. E io credo che i tifosi a Roma sono meglio di così, assolutamente. Quindi se lo dico proprio col cuore in mano, se fosse possibile, non dico tirare i bomboni, perché non faccio la Virginia, i bomboni ci sono sempre stati, ma tirarli addosso ai cristiani no, perché è una cosa brutta e soprattutto è pericolosa, fa male. Pensate se alle madri di quelli che stanno allo stadio, che sanno che qualcuno gli ha saltato un dito, un braccio, una mano, un occhio per questa cosa qua. Potrebbe essere la madre di un amico vostro o di un parente vostro. Calatevi nei panni e magari, se potete, evitate. Scusa il pippone, Mimmo, però mi sentivo di dirlo. Andiamo, okay, andiamo in pausa, andiamo al break, vai. Ready? Oh, visto che ieri si è concluso definitivamente il girone d'andata con le altre due partite, con la Sampdoria, Mimmo, Mihajlovic sta facendo un buon lavoro a Genova, si può dire, no? Direi ottimo. Sì, perché insomma, ottimo, mi sembra che abbia proprio invertito la tendenza. E vabbè, poi in Turchia abbiamo detto adesso che è proprio tutto preciso, lindo e pinto. Mi dai un giudizio generale sul campionato, Mimmo? Che cosa sta dicendo questo campionato? Campionato triturato da una squadra che si chiama Juventus, in scia della quale, anche se a distanza abbastanza importante, 8 punti sono tanti, c'è una squadra che sta facendo un campionato straordinario, se non ci fosse lì davanti, ma lo sta facendo comunque, che però non le basta per essere in testa alla classifica, che è la Roma. E c'è il Napoli che sta tentando di tenere il passo quantomeno della Roma. Per il resto un campionato che è mediocre ai massimi livelli in basso, che in avanti potrebbe riservare qualche sorpresa positiva per una squadra che secondo me sta facendo i miracoli, sta facendo bene nonostante tutto, che è la Fiorentina, perché non ci dobbiamo dimenticare che la Fiorentina sta giocando praticamente dall'inizio del campionato senza Mario Gomez, adesso anche senza Pepito Rossi, e comunque sia ha una struttura di gioco, un impianto di gioco che le consente di andare ancora abbastanza bene, di stare su certi livelli. Un campionato dai valori modesti. Se c'è una squadra che fa tutti quei punti, e sono talmente tanti come quelli della Juventus, vuol dire che insomma la concorrenza è un pochino bassa, tranne quelle due o tre squadre che tentano di avvicinarsi alla vetta della classifica. Certo, Mimmo, c'è un dato che non so se è stato detto. La prima della classifica, la Juventus, ha 52 punti, sono esattamente il quadruplo dei punti dell'ultima classifica, sì, che ne ha 13, il quadruplo. Sì, pensa soltanto qual è la differenza di punteggio tra il Milan e la prima, fai la somma. Dico, punti, 30 punti, 30 punti. Ti dirò di più, che Inter più Milan, Inter più Milan fa 54, io ce n'ho 52 da solo. Esatto. Si può dire, Mimmo, che la crisi, esattamente quello, la crisi delle di quella cosa lì. Quindi un campionato che sul piano del gioco ha detto poco. La Juve continua a giocare alla sua maniera, cercando di mettere grande vigoria fisica, grande forza. Ci si aspettava probabilmente qualcosina di più dal Napoli, soprattutto da Benitez. Però 42 punti sta facendo. No, ma sul piano del gioco parlo. Ok. Mentre invece la fase difensiva del Napoli continua ad essere molto fallace, diciamo così. Qualcosa di bello, non so se di nuovo, ma comunque qualcosa di bello l'ha proposto la Roma di Rudy García. E poi non mi viene in mente nient'altro, veramente, David. Proprio un campionato un pochettino così. Si può dire, Mimmo, che la grande novità, il grande dato, oltre alla sorpresa che ha regalato la Roma, è la grandissima e profonda crisi del calcio milanese? Insomma, poi però alla fine, a voglia di a voglia fa, poi se fai degli errori, se li commetti, poi li paghi in qualche modo. Lo scorso anno il Milan è arrivato a giocare la Champions League quest'anno, perché sappiamo tutti come, insomma, sia stata favorita dagli arbitri, no? Se no anche nella passata stagione probabilmente non riusciva a centrare questo traguardo.
L'Inter per certi versi è inspiegabile. Il più avvelenato tutti lo sai che è Valterone, no? Sì. Gli avevano promesso e proposto delle cose assolutamente diverse rispetto a quelle che invece poi lui ha trovato. Ha trovato un presidente che stava cedendo la società, è arrivato un presidente che dice la prima cosa che dobbiamo fare è vendere, e quindi Valterone è abbastanza avvelenato. Metteci che De Suo non è poi, come posso dire, sul piano squisitamente tattico un fine dicitore, e le sue squadre poi risentono, ma insomma l'Inter mi sembra che abbia grandi deficit dal punto di vista tecnico, cioè mancano i giocatori importanti, cosa che invece ci sono in altre squadre. Ti volevo chiedere una cosa. Sì. Se tu avessi una bacchetta magica che è fatta anche di tanti soldi, e dici io ho visto la Roma adesso, ci ho messo dentro Mengolan, probabilmente ci metterò dentro qualche altra cosa, chi compreresti se avessi la possibilità di comprare? Non ti chiedo un nome, però insomma qualcosa che dice io più questo lì e io sicuramente faccio un grande salto in avanti. Io ce l'ho un nome proprio. Ma no, pure il nome ce l'hai? Sì, sì. Allora prova a dire, va. De Sciglio. Perché fa tutte e due le fasce, e perché ti farebbe, sarebbe italiano, e perché è un giocatore che è già pronto per il presente ma ti garantisce un grande futuro. Pensa che io speravo che tu mi dicessi Luis Suarez. No, ne ho parlato ieri, per me è un grandissimo campione, ma fa troppo schifo cambio, come persona. Cambio. Allora spero che tu mi dicessi Wayne Rooney. Vabbè, certo. No, ma ti spiego perché. Il top player, tu dici quello proprio che... Secondo me la Roma manca un top player lì davanti. Pensa che ti dico. Un centravanti che come tocca la palla ti fa gol. Però Mimmo, Stiamo sempre lì. Avanti a niente a Parigi, guarda un po'. Sì, fino a quando giochi con questo schema qua è inutile che lo prendi. Aspetta un goccettino d'acqua, aspetta. Sì, sì. Aspetta, ben andate, No, siamo qua. Io intanto ti dico come la penso, che allora la Roma un centravanti forte secondo me ce l'ha, e Mattia Destro non è un top, non è Suarez, non sarà. Sono d'accordissimo con te. Però è un fortissimo, secondo me è fortissimo. Però ti voglio fare un altro discorso. Sì. Quando la Roma ha vinto lo scudetto, che c'era già dei grandissimi giocatori, l'ultimo, sì. Parlo, il terzo. Sì. Ha preso Barissuta e c'è la Montella. Aspetta un attimo, che mi dà fastidio il suo discorso. C'è il diffusore? Il diffusore l'ho sentito. Ma non ha toccato niente. Ma è l'effetto Larsen. È l'effetto Larsen. Ma di cosa? Ci mi fa male la testa, è il tempo. È il buco d'ozono, Mimmo. Ti stavo dicendo, la Roma era la signora squadra. Ricordate chi c'era Barissuta a parte? Montella. Poi quella che ha rubato il sud ha vinto lo scudetto. Però Mimmo, Totti giocava a tre quarti. Sì. Adesso Totti gioca di punta. Tu è inutile che compri il centravanti. Fino a quando giochi col 4-3-3 e c'è Totti di punta, il top player a centravanti non lo puoi comprare. Ma perché è Totti che non lo vuole, vero? No. Ma perché non c'ha senso? Perché poi dopo ti trovi chi fa giocare? Ti dico Totti che top player. Se io prendo un grande top player lì davanti e c'ho Totti, trovo la maniera di farli giocare comunque insieme. Devi cambiare modulo. Allora sì, se vorrebbe. Capita. Ah no, ma per carità, a me lo dici. Per me io farei giocare 4-3-1-2, metterei Pjanic a tre quarti con i tre tenores dietro, pensa un po'. Poi la mia sensazione è che se tu a questa squadra gli metti un vero top player lì davanti, può cambiare modulo? No, comunque te puoi arrivare davanti. Non lo so. Sai, piccole sensazioni, per cui vedi che è vero che questa è una squadra che ha segnato tanto, hanno segnato tutti. Però il fatto che il miglior cannoniere della Roma sia un ragazzo che c'ha 5 gol, anzi sono 2, insomma ti dà l'idea che un pochino, no? Tante volte uno lì davanti che spacca le porte ci starebbe bene, dai. Sì, ma mica perché mi lamento di quelli che c'è adesso, no, però ti no. Dico però purtroppo io credo che un salto di qualità proprio definitivo. Che in Italia nessuna squadra, virgola, a meno che non vendi un giocatore come Cavani e c'hai 65 milioni in cascina, virgola, e te puoi permettere di spendere 40 per Wayne, virgola,
in condizioni normali nessuna squadra è in grado di comprare il Suarez, il Rooney, cioè il top player. Purtroppo in Italia non si può fare, credo che ancora per qualche anno. Poi se parte sta cosa degli stadi e ci sarà un discorso diverso per gli introiti eccetera, io credo, spero e mi auguro che sia la Roma la prima a potersi permettere un giocatore del genere. Però lo stato attuale non lo faccio per... questo ragionamento, che è un ragionamento stupido e ovviamente quindi lo faccio io, però con tutto il fatto che stanno andando tutti bene, che davanti la squadra segna, che tutti sanno, se io avessi avuto Higuain probabilmente sarei molto più in alto di dove sto adesso. Ah sì, beh sì. Sì, sì, ma cioè, dire? Beh, perché un giocatore fa la differenza. Ecco, quello ti dicevo. Cioè, Juventus-Roma, a me il giocatore che più ha impressionato in tutta la partita è stato Tevez. Però se ci avessi avuto, ti dico pure, se tu ci avevi Higuain e giocava punta centrale, se non cambiava modulo, il problema con Totti ci sarebbe stato, Mimmo. Sì, ma adesso tu guarda le cose indipendentemente da quelli che ci sono adesso e prova a immaginare un top player di quella categoria lì, lo metti dentro la Roma di oggi, che c'ha un centrocampo fenomenale, che c'ha un assetto difensivo che puoi migliorare, ma comunque molto buono. Ecco, secondo me manca proprio lì davanti quello che te la scaraventa alle spalle del più bravo portiere avversario, capito? Io in realtà una via di mezzo ci sta, secondo me è acquistabile, ci sta uno che fa di mestiere il bomber e che potrebbe essere acquistato, che è Edwin Dzeko. Insomma, non stiamo parlando mica dei giocatori, no? No, però ti sto dicendo, Dzeko è acquistabile, è uno che per di mestiere fa il bomber. Ti dico la verità, io un pensiero non ce lo farei. Fermo restando, Mimmo, che ci sono grosse perplessità fisiche, perché gli ultimi 3 anni l'ha fatto un campionato, ma io l'unico vero che comprerei l'investimento grosso e farei Jovetic. Pensa che te dico. Jovetic? Sì. Jovetic mi spacca le porte, però a me mi serve uno che spacca la porta. Perché non c'è. Ormai sono 3 anni che l'ultimo anno ti dice che non fa un campionato intero perché c'ha dei problemi fisici, eccetera, eccetera. Ma quando Jovetic è stato bene, vince le partite da solo. Noi se lo siamo dimenticato, ma ha fatto. A me non mi serve che uno che vince da solo, mi serve uno che gioca con l'altro e che ogni tanto ti scaraventa dentro qualche saboncia, capito? Ma stiamo giocando, Oppure, se proprio dobbiamo mantenere questo assetto tattico, Mimmo, se al Paris Saint Germain che vuole prendere altri grandi giocatori, noi più Lucas mi piace molto volentieri. Ah, non l'avessi, Io più Lucas, anche per età, eccetera, eccetera. Lucas Moura. Quindi l'avessi, te lo prenderesti? No, certo che mo prenderei. Però Lucas è tanta roba. Lucas è tanta roba, mi. E lì non si è ambientato. Non si è ambientato. Poi magari. O faremo un discorso magari dall'inizio più approfondito su quello che realmente serve a questa squadra per essere più cattiva, come dice il capitano, no? Questa è una squadra di essere più cattiva, cioè, la Roma è ancora una squadra di troppi bravi ragazzi, secondo me. Nel frattempo la Roma sembra che sia, non è ancora ufficiale da parte della Roma, ma l'Almstad ha scritto sul suo sito internet che la Roma ha preso Valmir Berisha, classe 96, sì. Una bella bestiolina, Mimmo, a guardarlo. Sì, una bella branda. Tra l'altro non lo conosco, mi sono informato un pochino di più su Sanabria. Sì. E devo dire che se la Roma prende questo ragazzo, rosicano molti sì. Tra i più grandi club italiani. Sì. Non solo italiani. Mi sono formato a livello italiano. Ah, italiano, sì, ma. Però faccio lo sbrasone. Ma sembra che il Barcellona si stia mangiando le mani, Mimmo. Se mangiarsi, ma questo non gli pare. Perché insomma sembra che sia pure questo sia promettente. Più di promettente un po' di Mimmo. Perché. E quindi se tu, per esempio, unisci a Berisha Werner, allora a quel punto tu dici, no? Guarda che. Oh! Poi da quando si è fatto ricrescere, capito? Wayne. Lui sta andando via dal match, si è fatto sotto, indovina chi? E Real Madrid, leggi i giornali. Te credo, ma pure il Chelsea so che. Diciamo che pure a Mourinho gli farebbe proprio schifo. Sai che ieri Cristiano Ronaldo è stato il sesto giocatore della storia del Real Madrid a vincere il pallone d'oro. A parite, Rendi conto? Lo so, io te vorrei ricordare quando perdemmo 3-0 in casa con Real Madrid, quella squadra c'aveva Roberto Carlos. Sì. Raul Beckham, Figo Zidane.
Ronaldo ha detto c'aveva solo palloni, che non solo palloni d'oro c'aveva, mi era solo palloni d'oro, era una cosa. Ah, Owen pure ha vinto solo palloni d'oro c'aveva Pasqua, è meglio che ne ha vinto qua, amico tuo, era una cosa imbarazzante. Ha vinto Owen pure cosa, quello là come si chiamava, pure Bielano, Igor Bielano. Vabbè, però che all'epoca ancora potevano vincere soltanto i giocatori europei, eh? Anche pure Pippe, però. Pure Sammer ha vinto. Mattia Zammer. Vabbè. Ferretti, noi ci diamo appuntamento a domani con Beriscia. Ciao, ciao David.